Campionato di promozione girone B, 14ª giornata e derby tra Ducato e Spoleto. Partita ad alta quota, Spoleto capolista con 28 punti, Ducato in zona playoff a 24. Provano a partire subito forti gli ospiti, vengono chiusi però in area di rigore. Dall'altra parte attacca la Ducato, altra conclusione bloccata da Cherubini. Poi corner per lo Spoleto, pallone che arriva in area di rigore, ci prova il colpo di testa Quaglietti, pallone che però termina alto, ancora ospiti che vogliono rendersi pericolosi in area di rigore, l'inserimento, Murata la sua conclusione, poi ci prova Cola, il tiro però viene respinto, aveva fermato, no, calcio d'angolo, tutto regolare invece, attacca ancora la Ducato, qui una conclusione debole su punizione, bloccata senza problemi da Cherubini, Cola tu per tu con Lillacci, colpisce il palo, c'è stato il tocco del portiere, gran parata dunque, ci prova ancora la Ducato e stavolta la gran parata la fa Cherubini con un intervento incredibile, mette il pallone in calcio d'angolo, portieri protagonisti, qui protagonista in negativo però Lillacci che regala il pallone a Cola che ne approfitta e fa 1-0 per lo Spoleto, errore del portiere della Ducato che sul rinvio colpisce Cola che non perdona, nella ripresa vuole chiudere i conti lo Spoleto, stavolta Lillacci fa una gran parata sull'inserimento di Lucidi, la Ducato invece vuole a tutti i costi cercare il pareggio, qui azione al limite dell'area, il pallone ferma il gioco l'arbitro per assegnare il calcio di punizione alla Ducato. Partita che diventa anche molto fisica con tanti scontri in campo. Conquista calcio di punizione a Ducato, nulla di fatto, però lo Spoleto vuole provare a chiuderla. Conclusione alta dal limite dell'area. Si rimane dunque 1-0 per gli ospiti. Che poi rischiano però su un intervento da parte di Bisogno, già ammonito. Protestano i giocatori della Ducato per un doppio giallo che però non arriva. Nel finale la Ducato ci prova con un traversone dalla destra, fa su il pallone Cherubini e dunque titoli di coda dopo l'ultimo corner da parte della Ducato con la conclusione alta. Lo Spoleto vince il derby 1-0 e allunga in classifica a quota 31 punti. Rimane invece a quota 24 la Ducato, che nel finalissimo di partita ha avuto una chance col numero 19 Pizzetto. Nulla di fatto, 0-1 risultato finale. Sapevamo di affrontare una squadra che è in salute e abbiamo trovato il gol su un episodio. Io ho detto ieri che queste partite si decidono sugli episodi e noi siamo stati bravi a crearceli. Il primo tempo abbiamo giocato ordinati, abbiamo pressati bene perché loro se li lasci giocare sono una buona squadra. Poi chiaramente vincendo 1-0 il secondo tempo qualcosina soffri, dovevamo sfruttare meglio alcune occasioni in ripartenza, però non l'abbiamo fatto, ma la squadra si è sacrificata. Ho visto una squadra che ha sofferto, ha lottato contro, ripeto, un avversario di tutto rispetto e questo lo sapevamo. Quindi va dato un grosso applauso ai miei ragazzi perché si sono impegnati proprio più del normale, si sono sacrificati per centrare una vittoria che è importante, anche se, come ripeterò per l'ennesima volta, il campionato è lungo e non finisce oggi né con una vittoria né sarebbe finito con una sconfitta. Chiaramente questo è di buon auspicio perché ci fa lavorare con serenità, ci dà morale e ci dà la possibilità magari di affrontare le partite con uno spirito diverso, sapendo che ho a che fare con dei giocatori veramente veramente encomiabili sotto tutti i punti di vista, tutti, dal primo all'ultimo. Diciamo che al cospetto della capolista penso che abbiamo fatto una bellissima partita con molta personalità e al cospetto di giocatori importanti di esperienza. C'è il rammarico perché è l'ennesima partita fatta con squadre d'alta classifica dove meritavamo di più, come con la Gliturna, con il San Venanzo, e siamo qui sempre a commentare una sconfitta oggi quanto mai meritata, credo, per quello che si è visto in campo. E sì, poi vorrei rivedere un paio di episodi in area di rigore, uno il primo e il secondo tempo, perché
se si era detto alla vigilia che il derby poteva essere deciso da un episodio, credo che poi alla fine abbiano fatto la differenza. Però non ci soffermiamo solo su questo, andiamo avanti. Ai ragazzi ho appena detto nello spogliatoio che possono uscire a testa non alta ma altissima, devono essere orgogliosi della partita che hanno fatto, e da martedì ci rimettiamo sotto e andiamo a Foligno, che è una squadra che in casa le ha vinte tutte.